Ma le equazioni di Richards sono, vanno bene per i suoli oppure no? Le equazioni di Richards sono scritte, e come le ho scritte io, sotto una serie di ipotesi. La prima ipotesi è che io possa trattare come un mezzo omogeneo i singoli volumi di controllo nelle quali poi le vado ad applicare, o se volete nella colonna di suoli in questo caso, visto che finora abbiamo parlato di Richards 1D. E in particolare, quindi, una delle ipotesi era che ogni elemento di suolo avesse una distribuzione statistica dei pori che fosse rappresentabile e bene, per esempio, e fosse una curva, per esempio, unimodale, in modo da costruire delle curve di ritenzione idrica simili a quelle delle curve di Wangen-Ucken, e poi per poi andare a interpolare le curve di Wangen-Ucken ai miei dati naturali e quindi poterle applicare. Forse voi non avete posto attenzione, ma quando vi ho parlato della conducibilità idraulica, vi ho parlato anche della conducibilità idraulica bimodali, brevissimamente peraltro, e quando vi ho parlato della formulazione di Kosugi della conducibilità idraulica. In quel caso le curve di ritenzione idrica, la distribuzione dei pori del mezzo, potrebbe non essere unimodale, a essere per esempio bimodale, e ancora posso applicare le equazioni di Richards con tutto l'apparato teorico che ne consegue, e anche quello in cui prima si riempiono i pori piccoli, poi si svuotano e prima si svuotano i pori grandi, di riempimento e svuotamento ordinato del suolo. In realtà andiamo a vedere come è fatto. Beh, vabbè, qua vi metto insieme varie cose. Andiamo a vedere come è fatto un dominio naturale. Il dominio naturale intanto è fatto come questo. Questo è un bacino che si chiama di Panola, molto strumentato, in cui non solo è stata misurata la superficie del terreno, che vedete quella in alto, ma è stata misurata anche la superficie del bedrock, che è quella rappresentata sotto. La superficie del bedrock è quasi sempre molto più irregolare della superficie della superficie del suolo. In questo caso la superficie del terreno, per esempio, rappresenta delle direzioni. Qui noi non abbiamo parlato di Richards in 2D ma in 1D, ma se applichiamo una cosa in 2D, l'acqua andrà nella direzione del massimo drenaggio, quindi la superficie del terreno, la direzione del massimo drenaggio, è quella che vedete rappresentata a sinistra. In centro invece vedete rappresentato quello che succede sul bedrock. In particolare il bedrock è così accidentato che lo spessore del suolo varia e si possono formare dei laghi in superficie, per esempio dei laghi, dei piccoli laghi nella falda. Quindi in questo caso vale l'equazione di Richards in questo caso? Sì, vale anche perché in questo caso non c'è nulla che dica che non possa valere, però lo scopo di questa parte è dimostrarvi che comunque quando noi passiamo da una rappresentazione 1D ad una rappresentazione tridimensionale, la topografia può avere un ruolo rilevante nel produrre varie situazioni. Quella di sopra, per esempio, è mostrare che l'acqua si tende ad accumulare nelle zone di depressione del bedrock e non filtra se prima non c'è una zona satura su tutto il bacino. Prima lavora di filtrazione verticale, poi si innesca il deflusso laterale e dopo questo in 3D, andando al 3D, il tutto avviene. Questa parte comunque è una parte che ha a che fare con la dimensione del moto, con il fatto che il moto è comunque un moto tridimensionale, non ha a che fare con un'altra caratteristica, che è quella in verità sulla quale mi volevo soffermare oggi,
è che ci possono essere delle anisotropie. Che cosa hanno fatto chi ha misurato qui questo bacino di Panola? Beh, in fondo al bacino ha scavato una trincea, cioè qui ha scavato una trincea e ha intercettato tutta l'acqua che si muoveva lateralmente all'interno del bacino medesimo. E qui vengo al punto di oggi. Cosa ha verificato quando è andato a misurare l'andamento complessivo? Beh, ha misurato delle questioni che sono proprie della tridimensionalità del moto, che vi ho in qualche modo semplificato in precedenza. Ha verificato anche una cosa molto strana, che per esempio c'erano alcuni punti da cui usciva molta più acqua che da altri punti. E lo vedete rappresentato nella figura lì dove ci sono questi picchi. Per esempio, dalla posizione D, quindi vedete sono una trincea di 20 metri, e c'è una posizione D dove esce molta più acqua. Questa posizione D dove esce molta più acqua si può spiegare in due modi: e perché l'acqua converge lì per effetto della topografia che c'è sopra, ma Richards lì vale sempre, non c'è nulla nelle condizioni precedenti che dicano che non valgano le equazioni di Richards, se non il fatto che a un certo momento si deve formare una parte satura perché avvenga il moto, e dal punto di vista strettamente tecnico a quel punto l'acqua non è più in condizioni insature ma in condizioni sature. Conta il K con S e non la dipendenza da teta. Il dθ su dt è uguale a 0 e bisogna estendere l'equazione di Richards per ottenere l'equazione giusta, ma siamo sempre, per così dire, nell'albero di una teoria che funziona. Si può costruire una teoria che funziona senza troppe variazioni, però il punto D un po' di problemi ce li dà. Soprattutto, allora, per andare a capire ancora cosa di più, che cosa succedeva, questi hanno colorato, in realtà questo è un altro esperimento, questi hanno colorato l'acqua per vedere se ci fossero dei percorsi preferenziali. E quello che hanno osservato è che effettivamente questi percorsi preferenziali ci sono, e cioè, e questa è un'idea, diciamo, che è in giro da almeno 30 anni, anche se nessuno finora ha trovato una soluzione coerente a questo problema. Ma io ho avuto stamattina, facendo le slide per voi, un'idea l'ho avuta. E quindi il problema è morto. Tra un anno sarà chiuso questo problema. Quindi, a volte serve anche preparare le slide per le lezioni. Allora, qui che cosa vedete? No, vedete un elemento molto piccolo della corona di suolo. L'acqua però si muove sia sulla verticale che poi anche, no, vedendo fuori in realtà dal piano del foglio, si muove laddove è colorata di verdino. Qui non vale proprio l'equazione di Richards, perché mettete che la nostra scala di Darcy sia questa, significa che ci sono, in realtà ho una variabilità di sottogriglia, per così dire. Cioè non posso trattare tutto un elemento qui come se le proprietà del suolo fossero omogeneo. In alcune parti l'acqua si muove molto più velocemente che in altre. Qui la ragione è dovuta al fatto che esistono dei macropori, dei pori più grandi, formati dalla, in questo caso non dalla tessitura, ma proprio dalla struttura del suolo, dalla presenza per esempio di spazi
sia prodotti dagli animali che prodotti per esempio da resti vegetali che sono poi, si sono poi decomposti. E allora questi macropori sono un veicolo molto importante in alcune situazioni, almeno sulla scala medio-piccola, cioè quella di un versante come questo, sono un veicolo molto importante per il deflusso nel suolo. E quindi questi macropori come li possiamo aggiungere nel nostro sistema? Dal punto di vista numerico esistono varie soluzioni, voi non avete una soluzione in questo momento per i macropori, in parte li potreste simulare assumendo delle curve di ritenzione idrica bimodale. In seguito alla bimodalità, se mettete dei pori molto grossi, arriva una conducibilità molto grande in quei dovuta ai pori più grandi, i quali però vengono pensati distribuiti in modo omogeneo nella sezione di controllo. Si deve fare una cosa più accurata dal punto di vista numerico, separando i domini in cui avviene il suolo, l'infiltrazione della matrice, diciamo, generale, in cui c'è il modo alla Richards, come pensiamo, più una parte che di moto che avviene in questi macropori che devono essere trattati in maniera indipendente. Appunto, come ho detto, soluzioni numeriche, estensioni numeriche all'equazione di Richards, in questo caso voi le avete solo parzialmente, ma i vostri colleghi di Fromm è probabile che ne avranno una di più intelligente. Esistono due o tre modi per affrontare i macropori in letteratura, ci sono un po' di inconsistenze all'interno di queste trattazioni che a mio parere non rendono convincente la soluzione. Comunque, se siete interessati, è un tema che si può approfondire. E se hanno due tipi di flusso diverso, si vede perché poi questi macropori si vanno anche a innescare, vanno a innescare il MOG solo in condizioni particolari. E qui vedete questi ricercatori, Tom Barnerveld e Jeff McDonald, cercano di caratterizzare quanto è l'acqua che passa attraverso i macropori e quella che non passa attraverso i macropori. E vedono che che in alcune situazioni si attivano i macropori e passa, lo vedete dalla curva, da questi dati, passa un sacco di acqua solo, cioè i macropori rappresentano un flusso molto più grande di quello della matrice. Non c'è modo di descrivere quel flusso attraverso Richard così com'è. Il moto dell'acqua di Richard così com'è prevederebbe una portata di questo tipo in litri al secondo. Sono portate piccolissime se guardate, perché sono 0,02 litri al secondo. Però, per quanto piccole queste siano, qui siamo a 0,1 e qui siamo a 0,01, 10 volte più tanto. Il macroporo qui porta tutto questo volume di acqua che Richards, neanche forzando le condizioni qui, cioè facendo finta che la conducibilità idraulica del mezzo sia molto grande, si riescono a riprodurre. E quindi effettivamente non tutta la realtà sta descritta nelle equazioni di Richards, ci sono fenomeni di questo tipo di cui bisogna tenere conto. Domande?